Siamo qui con Nicolò Manoni, titolare del Bacaror al Ravano, che ha preso la decisione di aumentare il costo dello spritz e di rimuovere le ombre. Come mai questa scelta? Allora, premetto, la decisione di aumentare il costo dello spritz non è per allontanare gente, ma semplicemente perché i costi sono aumentati sensibilmente. Lo spritz è considerato un cocktail in tutta Italia, noi a Venezia lo facciamo pagare meno di 8-9 euro, però se sembrava il caso anche noi di guadagnarci qualcosa sopra, perché chi lo fa meno non ci guadagna niente. Per il discorso invece di togliere, eliminare le ombre, in realtà noi non le abbiamo mai tenute neanche quelle, perché abbiamo sempre cercato di fare un certo tipo di lavoro, dare un certo tipo di servizio, tenendo prodotti di qualità, quindi evitando il vino della spina, eccetera. Io mi preoccupo ogni settimana di scegliere vini da cantine diverse, di girare la lista della vendita. A parte questo, il discorso di evidenziarlo ben chiaro in vetrina è per cercare di eliminare tutti quei gruppi che vengono il weekend a sballarsi qua in città. C'è questa moda del Bacaror Tour, soprattutto tra i veneti, che però adesso vedo che sta cominciando a attecchire anche tra altre comitive che vengono da tutta Italia, addirittura alcune dall'estero. Ho avuto il celibato di americane qui dentro, e insomma è diventata una moda venire qui a bere fino a morire, perché non ci sono controlli, perché non bisogna guidare, usare l'auto, e poi alla sera si va via tranquilli e impuniti a prendere il treno e a fare la vita normale a casa loro. E invece qua vengono a trattare la nostra città come se fosse una latteria. Io stesso ho visto episodi molto spiacevoli, ho avuto episodi molto spiacevoli qua dentro, e me hanno riportati altrettanti persone che fanno le guide o gestori di altri locali. Quindi noi, a costo magari di perderci qualcosa, non vogliamo lucrare su questa gente, non vogliamo fomentare questo tipo di manifestazioni che non sono manifestazioni, insomma.